Buongiorno ragazzi, tutto bene? È un bel pezzo che non faccio più video. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di estensioni. Le estensioni sono queste qua che vedete, no? Ogni browser ha le proprie estensioni. Questo browser qua non è Chrome, però fa parte di Chrome. Allora, cosa volevo farvi vedere? Che le estensioni si possono scaricare nel PC. E voi dite: a me che cavolo me ne frega. Avete anche ragione. Però tanti come me hanno un sacco di estensione. Allora, se voi vi registrate a Chrome, se voi vi registrate, accedi con la vostra email, allora una volta che avete scaricato le vostre estensioni, vi siete registrate, sincronizzate o avete un account Google, in automatico, se perdete tutti i dati, il computer vi va in palla, dovete resettare tutto. Una volta che avviate l'email e la password, in automatico l'estensione TAC si installano in automatico. Però questa operazione il 99% di voi non lo fa. Cosa succede? Succede che resettate tutto oppure cancellate solamente il browser perché vi è andato in palla, lo ristallate. Dovete anche trovarvi tutte quante le estensioni che avevate prima, perché se non siete registrati queste qua vanno tutte in palla, cioè non tornano più. E quindi un rimedio c'è, cioè che potete scaricarvi ogni estensione dentro PC. Poche parole, se voi fate niente, prendiamo questa che è la più classica, mettiamo, Adblock, estensione, vediamo se me la fa pre, anzi, facciamo così, fate copia. Aprite un'altra pagina, scrivete Adblock, aspettate perché io di norma vado via sempre con CRX. Io di norma uso solo l'incognito, però se io dall'incognito non mi fa vedere le estensioni. CRX, allora scrivete punto CRX. Download. Ok, allora non c'è un sito in particolare, cioè non c'è un sito dove li trovate tutte, sono sparse, non so perché, io non ho trovato ancora un, ecco, ad esempio c'è questa, vedete, CRX. Dovete trovare il file CRX de Chrome. È solo per farvi un esempio, magari voi state usando una estensione che è strana o eccole qua, vedete? Non fate altro che CRX, vabbè, 4 Chrome, lasciate pure, è questo qua comunque. Fate altro che prendere in automatico, vabbè, questo è il solito cavolata che dice cavolata che vi dice il browser, sì, estensioni, sì, l'ho fatto bene dire, però dovete un attimo stare attenti perché adesso lo proviamo subito, vediamo cosa mi combina. Qua andate su estensioni, questa pagina tiriamo giù, in automatico si è scaricata sul download, eccola qua.
dovete un attimo guardare com'è che si fa. Andate sul vostro browser, andate su estensioni, non fate altro che spostarla dentro qua. Però prima di fare ciò, fate sempre tasto destro, scansiona. Sempre continuamente, perché queste estensioni qua ho letto su alcune pagine web che possono avere dei virus o cavolate varie. Può essere che magari quelle a pagamento, io vi sto parlando, allora non cercate quelle a pagamento, perché sicuramente, perché ci sono delle estensioni a pagamento, non cercatele in questa maniera qua, perché è sicuro che dentro c'è qualcosa che non quadra. Infatti sta qua è la chiamata così, adesso proviamo a vedere. Allora, no, vedi, adesso non so se me l'ha messa o non me l'ha messa. Adblock plus, ma forse non me l'ha messa perché c'è già. Comunque io vi ho spiegato un sistema per mettervele via, non è un sistema per trovare quelle craccate o cavolate varie, perché su Core ci sono anche quelle gratis e quelle a pagamento. Quelle a pagamento lasciatele a pagamento, come questa è impossibile che voi trovate questa qua non a pagamento. La trovate in formato KRX, CRX, scusate, sempre a pagamento naturalmente. Se trovate che quella che c'è scritto crack, non fidatevi al 100%, perché magari avrà delle impostazioni interne sue che non vanno bene, che neanche il PC non se ne accorge che hai craccata o cose del genere. È solo un sistema per mettervele via, tutto là. È solo un sistema per mettervele via. Quindi io che ne ho un quintale e mezzo, io me le sono tirate giù tutte e me le sono messe su una chiavetta esterna al PC. In maniera che se un domani mi succede il patatrac, non faccio altro che andarmele a riprendere tutto là. Vabbè che io sono iscritto a. Sono iscritto, quindi neanche non ho questo problema qua. Lo faccio per voi che non siete sincronizzati all'account Google, tutto là. Era solo per farvi un esempio, tanto per farvi un esempio, tante estensioni, esempio questa qua. Questa qua. Vabbè, no. Questa estensione qua sullo store di Google, no, sul Chrome Store di Google non esiste più. Cioè, esiste solamente a pagamento. Vediamo se riesco a farvela vedere, perché adesso non me la fa. Dettagli. Vedete che non mi fa neanche vedere, vai sulla pagina di Google Store, copia, per farvi un esempio, questa qua mi sono accorto un mesetto fa. Estensioni, cerca, loro non ti danno più questa qua, te le danno altri tipi, ti danno un sacco di altri tipi di estensione, ma non queste qua, applicazioni, no, estensioni, sì. Te ne danno un sacco e mezzo e semmai te ne danno una uguale a quella là, però a pagamento. A pagamento, cioè è diventata a pagamento, da quando è diventata a pagamento o la paghi. Io non la pago perché l'ho trovata in una versione vecchia, però funziona ugualmente, me la sono scaricata sulla chiavetta portable, l'ho messa qua, scusate, eccola qua, è questa qua, non fate altro che scaricarla, tac, e la mettete come vi ho fatto vedere prima,
Vi dico, tante estensioni al momento non sono a pagamento perché sono in prova, perché le fanno provare. Dopo vedono quanta gente la scarica, dopo la mettono a pagamento e ciao, una volta messa a pagamento, se non te la scarichi nella versione vecchia, non la trovi più sullo store. Allora, con l'unico sistema per trovarla è appunto scrivere il nome dell'estensione che vi serviva, CRK. Scrivete su Google estensione, nome dell'estensione CRK download e andate in cerca finché la trovate, anche se non è la versione, logico che trovate una versione vecchia, però funzionante. Perché loro adesso l'hanno cambiata, l'hanno messa a pagamento e sullo store non la trovate più. Cioè, meno quella che cercavo io, questa qua appunto non esiste più sullo store. Infatti è una versione vecchia, adesso non è più questa qua, se voi andate, ho cercato anch'io, però adesso non l'ho trovata. Però c'è, vi assicuro che c'è, e la fanno vedere a pagamento. Cioè, c'è solamente a pagamento. E tutte queste qua funzionano da schifo. Niente, vi ho spiegato un attimo come salvarvele sul PC, ve le salvate sul PC, siete a posto. Ci sono anche su YouTube, ho trovato dei YouTuber che hanno fatto le migliori 10 estensioni che mi hanno messo, ho provato questa di nuova, che è molto bella, non dovete più aspettare i famosi 5 secondi. Sapete, quando andate a scaricare il film dovete aspettare 5 secondi, oppure altri siti vi fanno aspettare. Con questa qua non aspettate più, track vi fa partire subito. Dopo ne ho trovato un'altra che, aspetta che mi ricordo qual è, questa mi velocizza il browser molto, ho visto dei bei miglioramenti. Ho visto dei bei miglioramenti e dopo ne avevo vista una, no, forse non ce n'era un'altra che adesso non mi ricordo neanche più, però l'ho disinstallata subito. Comunque qui ci sono molti, cioè, ho trovato questi due YouTuber qua che hanno fatto due video delle 10 migliori estensioni, però appunto non parlava di questo che si possono anche scaricare le estensioni, che è un bel sistema per voi che non siete sincronizzati. Io vi consiglio sempre di sincronizzare, così tutte le cose che tutti i tutte le estensioni che avete vi restano e da di qua non spariscono più. Però se l'estensione che avete, magari la mettono a pagamento, ne mettono una a pagamento, ciao che non la trovate più a gratis. Quindi dovete andare a cercare, non dovete altro che andarla a cercare. Con CRX ve la scaricate e una volta scaricata la passate, rimettete metà il browser, prendete l'estensione e tac. Aspetta che vi faccio vedere meglio, che così capite. Cioè, una volta scaricata l'estensione, tac, vedete? Trascina e installa. Sì, adesso questo mi ha dato sta cavolata qua perché dice guarda che c'è già, è inutile che vuoi installarmi una cosa che c'è già, giustamente. Tutto là ragazzi, non volevo dirvi altro, visto che l'ho scoperto da poco, ve l'ho detto anche a voi, perché ormai voi non usate neanche più un PC, però me ne accorgerete più avanti cosa vuol dire non usare un PC. Non essere più capace a fare niente, andare in cerca su internet, vabbè, è un altro discorso. Arrivederci, ciao a tutti.